L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Magenta che mai da nessuno deve essere spenta. La pace è una grande fiamma arancione, ovunque sulla terra riscalda le persone. Mai e poi mai avrei pensato di dover scrivere un mio pensiero anche sulla guerra ai giorni nostri. Dopo 2 anni di pandemia, pensavo che la sofferenza, i sacrifici e il prezzo che molte famiglie hanno dovuto pagare avessero cambiato e, perché no, migliorato il genere umano. Non ignorate le nostre opinioni, saremo gli uomini di domani e il mio pensiero di pace, unito a quello di tante altre persone, servirà a qualcosa. Cantano api danzando tra i fiori, cantano vivi di tutti i colori. Sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra, per esempio la guerra. Ho veramente capito cosa vuol dire crescere in un paese che vive, seppur con i suoi tanti problemi, in pace, senza guerre, conflitti, flagellazioni, abbandoni e paura. Paura della guerra. Ecco, anche questa parola ha cominciato a prendere vita nella mia giovane coscienza. Ho studiato tante guerre, ma non ho mai compreso veramente cosa potesse essere il fatto di vivere in guerra, con la sua angosciante disperazione e morte. Grazie ragazzi, permettetemi di dirvi un grazie perché ci avete fatto vivere un momento emozionante, a partire dai bambini più piccoli che si sono espressi con tanti colori, di cui ne abbiamo bisogno perché i colori ci aiutano, giusto? Ci aiutano anche a essere più felici, bravissimi, abbiamo bisogno di trovare la speranza e voi ci avete dato una mano. Partendo poi a tutte le altre classi che ringrazio e arrivando alle 20. Io credo che trovarci qui oggi pensando alla tragedia che abbiamo alle porte, perché a 2-3 mila chilometri da qui, nel senso, ci aiuta appunto anche a diventare più consapevoli per migliorare noi, perché noi possiamo chiedere la pace ma solo se noi siamo in grado di dare la pace, altrimenti ragazzi, lo dico anche ai più adulti, non chiediamola la pace, ok? Chiediamola solo nel momento in cui anche noi siamo in grado di esercitare la pace. Quindi grazie a tutti e auguriamoci davvero che i prossimi giorni portino buone notizie per tutti. A presto, buona giornata.